Bordons, piove. No, di più, tra un po' grandina. Allora ragazzi, se fosse una macchina cinese probabilmente diremmo che si è ridotta con la pioggia, si è ristretta come se fosse proprio, non so, una magliettina. Invece sembra una mini velare, eppure è la nuova Range Rover Evoque. L'avete vista già su un canale di un certo techno influencer, eh? Io invece ve la faccio vedere molto più rapidamente dicendovi che l'angolo d'attacco è molto generoso perché ha doti da fuoristrada pazzesche. Vedete anche i fari, l'ho aperta in questo momento, che bella firma luminoso hanno con la solita calandra, la bella scritta Range Rover, la calandra brunita e molto stretta, molto particolare. Belli cerchi, forse anche fin troppo grandi, l'ingresso di Ines, e vedete che se lo apro invece da qui, le maniglie escono come già succede su Velar e anche su altri modelli del gruppo Land Rover. Dentro come sto? Dentro sto particolarmente comodo, non posso anzi scendere più di tanto con il sedile, quindi non sono incassato, ma ho una bella posizione rialzata che comunque non ha problemi per quanto riguarda il posizionamento della testa, e anche le gambe, nonostante l'ampio tunnel, stanno comodamente. Bello il volante, particolarmente comodo, giusto al diametro della corona, insomma c'è tutto quello che serve. Vado veloce perché sta diluviando. Dietro di me chi ci può stare? Se davanti siede un passeggero dell'altezza di Andrea, quindi 1,62 m di altezza, abbiamo tutta la possibilità di andare fino alla fine del mondo, come dico spesso. Le bocchette del climatizzatore, la presa da 12 volt e in generale invece dietro gli agganci degli Isofix che possono sfruttare questi comodi binari, forse leggermente incassati, ma non più di tanto. Vediamo che cosa c'è nel bracciolo, infine. Come sempre, due bicchieri, bracciolo di larghezza generosa. Sì, ci si può stare in 4, in 5 magari qualche compromesso. Avete già visto le disponibilità del bagagliaio, ve le traduco in termini visivi, andando un attimo a spostare tutte le nostre cose. Comodo il fatto di avere un'unica altezza di carico, ovviamente rialzata perché la vettura è alta 1,65 m, però basta, avanza. Sotto abbiamo un ulteriore pozzetto e avremo quindi più avanti il kit di riparazione dello pneumatico. Presa da 12 volt, doppia luce di cortesia, qui abbiamo degli agganci per la comoda rete e qui abbiamo un'ulteriore reticella ad assicurare gli oggetti più piccoli, e qui un'ulteriore cintura che ci può aiutare a non fare che cosa? Non far ballare nel nostro bagagliaio tutti gli oggetti. Non si possono chiudere le serrature, si può chiudere soltanto il portellone, impiega una manciata di secondi, direi abbastanza rapido. Mi piace molto anche dietro, ma andiamo a guidarla perché qui se no ci porta via anche l'acqua. Bordos, bella bella fuori questa nuova Evoque, a me piace tanto, piace anche dentro, e ho in prova, dopo aver provato il benzina, averne studiato la tecnologia sul mio canale, sì. Qua il turbo diesel, sono tutti motori 2004 cilindri in varie declinazioni di potenza. Noi abbiamo il 180 che è la via di mezzo, probabilmente sarà anche il più venduto in Italia, mild hybrid. Qua dovremmo aprire un discorso veramente... una parentesi graffa. Graffa, soprattutto sulle pieghe normative per il fatto che queste mild hybrid riescono ad avere degli incentivi, non pagano la RSC, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in realtà in soldoni, sia per quanto riguarda i consumi, sia la piacevolezza dell'elettrico, nulla a che vedere con le ibride plug-in o elettriche. Ma torniamo indietro, 180 cavalli, 430 Nm di coppia, da guidare mi è piaciuta più del benzina perché abbiamo questa coppia in basso, non mi ha fatto impazzire il cambio, tu come l'hai trovato questo nuovo rapporti? No, non ci siamo, un po' conservativo, poco intelligente se vogliamo dargli una nota negativa. Onestamente mi sono trovato meglio con altre unità automatiche. Se metti a sinistra è un filino più sportivo, sì. Ma non cambia proprio tantissimo. La cosa che ho apprezzato, poi te lo farò vedere quando facciamo la prova di accelerazione, è che al limitatore comunque non cambia se usi le palette dietro al volante e lo metti in manuale. Palette che usi sempre. Palette che non uso mai. Qui abbiamo i comandi per cambiare la taratura del veicolo, e cambia abbastanza se vai da comfort fino a eco, poi c'è lo sport, ci sono poi i programmi per il fuoristrada. Non ci sono le sospensioni pneumatiche, ma comunque ci sono le sospensioni adattive, e devo dire che è una vettura che smorza tantissimo e smorza veramente bene. Adesso sono in fuoristrada, infatti è molto molleggiante. Sentivo un attimo, esatto. Traballante. Rimetto in sport, diciamo che affrontiamo la rotatoria. Tu non le trovate molto, smorzano tanto in rilascio, cioè quando senti la tenuta, siamo al limite della tenuta di strada, uscita, acceleri,
ci vorrebbe qualche cavallo in più, eh? Sì, ci vorrebbe qualche cavallo in più, e lo senti soprattutto in fase di ripresa, magari quando devi ritrovare un pochino quello spunto in un, magari non so, un falso piano, eccetera. È vero, come dicevi tu, è la giusta via di mezzo, probabilmente quella più venduta, che sarà più venduta, però qualcosina le manca. Siamo sulle buche e ribadisco, ho chiesto prima delle sospensioni, a me sembrano tanta roba, cioè anche molto, sì, insonorizzata. Ma guarda, molto insonorizzata. Ma ti ricordi quando abbiamo provato la Velar? Una delle macchine più comode mai provate, sì. Cioè, rivedo in tante cose, non soltanto nel design esterno di cui abbiamo parlato all'inizio, anche questa nuova versione di Evoque, che però tu dicevi piacevole da guidare, io invece sulla Cisa, sulla grande A15, sulla Parma La Spezia, ho fatto fatica perché c'era un vento pazzesco, quello va detto, non che stessi facendo i 190 perché non si possono fare, però il trasferimento dei carichi, la chiusura della curva, non so, non mi sono trovato spesso a mio agio. Attenzione, piacevolezza inteso come comfort. Ah, ok, cioè, no, molto molto confortevole, okay. No, piacevolezza dinamica, di guida sportiva dinamica, no, anche in dynamics è vero che si rigidisce, ma non è una macchina sportiva. E poi sai cosa, Andrea, e ti anticipo su una cosa, io non posso guidarla questa macchina. Come puoi guidarla? Perché porto sfiga, due volte mi si è impiantato l'infotainment, ma probabilmente sono versioni che vengono strapazzate. Quelle che è capitato anche a me, non è affidabilissimo. E poi soprattutto con i miei occhiali da sole polarizzati non lo vedo bene né sopra né sotto il display. E questa è una cosa che io regalerei, un paio di occhiali da sole polarizzati, a tutti gli ingegneri che studiano l'infotainment. Ah, pazzesco. Perché è veramente pazzesco. Si sta mettendo a piovere, ci abbiamo, o meglio abbiamo, se vogliamo usare l'italiano, i tachicardi automatici, ma mi fermo, metto in sport, start and stop, che ovviamente essendo mild hybrid entra sempre subito anche quando stiamo rallentando, mollo per far accendere il motore, metto in manuale, vado, vai, giù tutto l'acceleratore, ci mette un po' a partire, hai sentito che rimane lì? Sì. E non cambia, questa cosa mi piace, ovviamente lo stallo è a quasi 5000 giri, ci mettiamo nella velocità standard, bello che l'adapt display cambia in base alla selezione del selettore, giù tutto il freno, tanto beccheggio nonostante fossimo in sport, però ci siamo arrestati in uno spazio minuscolo. Esatto, spazio minuscolo. Scusa, quale è l'adapt display? Là. Io non lo vedo. Vabbè, comunque, disagio. Ti avviso, c'è, dice anche la marcia, quando arrivi al limitatore fa bling 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 bling, e tra l'altro quando metti il manettino in modalità fuori strada, adesso direi che ce la mettiamo, perché vogliamo sfidare il parco del curone. Non è ancora parco del curone, quindi qua forse possiamo andarci. C'è il programma sabbia, direi di no, no. Non siamo sulle dune del desiderio, non siamo a Dubai, no. Fango solchi, forse fango solchi, e qua, ecco, mi sto perdendo l'inter... Allora, non ci sono cartelli di divieto di accesso, è una strada, di scarico, noi non andiamo a scaricare, grazie, però potrebbe essere un'idea. Quindi, fango solchi, erba, ghiaia, neve, direi erba, ghiaia, neve. Sì, questo sì, sono un ciottolato, strada bianca, niente di particolarmente gravoso. Però sulle DAB display vedo l'inclinazione laterale, longitudinale, nord-est, quindi la bussola, e grande comfort anche qua di sospensione. Non ci sono grandi buche, non è una grande strada particolarmente complicata, però devo dire che il comfort in fuoristrada è davvero tanto. Tra l'altro, possiamo buttarla qua a destra, che c'è una strada che ci porta dove, non lo so, andiamo e facciamo questo esperimento e aggiungi qualcosa in generale su sta buco enorme. Ma guarda, hai preso l'unico tombino, peraltro, alto mezzo metro in tutta la valle, no? Attenzione che c'è anche un ponte di legno. Bellissimo, bucolico. Direi che possiamo anche tornare indietro. Sì, possiamo anche tornare indietro. Tanti, fammi un discorso filosofico mentre io giro, non nel campo, perché potrebbe essere vietato. Andrea, l'hai visto benissimo in fase di presentazione. Dietro che cosa c'è scritto su questa macchina? Fermo Luca, ho visto una strada. Questa mi piace. Ecco. Guarda di là. Guarda quanto fango c'è. Sì, ho capito. Allora, vediamo. Ci sono cartelli di transito? Allora, qua c'è un cartello. Leggiamolo. Vai a leggere bene. Leggiamolo. Parco regionale di Montevecchi del Curone. No, non possiamo entrare. Non possiamo entrare. No, niente, dobbiamo tornare indietro. Niente, dobbiamo tornare indietro, peccato, perché c'era tanto fango e sai che io nel fango mi diverto sempre un sacco. Esatto. Tra l'altro dico una cosa sulla... Allora, prima di tutto abbiamo messo la retromarcia, la retrocamera è molto bella per quanto riguarda la definizione. Avrei preferito avere la telecamera a 360 gradi, che è una... che è un optional, scusa. Non morire. Però la cosa bella di questa vettura... è che anche qua optional può avere i sensori di guado, ovvero capire con degli ultrasuoni messi negli specchietti quanto è profonda l'acqua che stiamo solcando, e può arrivare fino a 60
centimetri di altezza di guado, quindi non pochi. Non è una gran prova di fuoristrada, il tombino è altissimo, ma lo passiamo in nonchalance perché comunque la vettura è alta. Questa salita potrebbe essere abbastanza critica, sì, ma se vabbè, avesse piovuto un po' nessun di più. Problema per quanto riguarda la trazione. La prendo stretta così da metterla un pochino più in difficoltà, accelero tutto, sentiamo. Ma no, lavora benissimo, tra l'altro quando mettete la vettura in fuoristrada c'è la possibilità A della partenza assistita, quindi se siete in salita su terreni molto sdrucciolevoli vi aiuta, l'assistenza in discesa e mantiene la velocità costante e insomma mutua tutte quelle caratteristiche fuoristradistiche da tutte le vetture Land Rover del gruppo, e quindi per questo che mi sarebbe piaciuta provarla in maniera un pochino più hard, vabbè, la metto in modalità comfort e siamo tornati sull'asfalto. Avete visto prima quando abbiamo fatto la prova di accelerazione di frenata i dati di accelerazione, 9,3 sullo 0-100, la massima oltre i 200 e 145 grammi di CO2 emessi nell'aria ogni chilometro percorso. Io che studio il linguaggio dei segni, ho visto che ti sei grattato l'orecchio, c'è qualcosa che non ti piace di questa macchina? Vorrei grattarmi inizio alla fine, in realtà Andrea sono distratto. Sono distratto, più del solito. Perché sono distratto? Perché c'è quell'affare lì, lo vedete qua, ecco, ho alzato anche la camera ad hoc, okay. Che mi porta via qualsiasi velleità di attenzione. Allora, facciamo così. Ecco, perfetto, okay. Grazie. È grazie. Bellissimo, mi piace un sacco. E può essere anche utile, però cos'è? È lo specchietto sostituito, o meglio, opzionalmente si può accendere lo specchietto LCD. C'è una telecamera che non è quella della retrocamera sulla pinna posteriore che facendo così si attiva. La definizione è pazzesca, guarda come vedi in faccia il signore dietro. Carissimo, guarda che barba, grande, guarda grande. Che barba fantastica, se tu fai non così è passato la barbiera. Non lo vedi più, certo. Non vedi più, quindi ha una definizione incredibile. Pensa quando carichi la macchina dietro piena di pacchi e non riesci più a vedere perché l'unotto è oscurato dal Billy di Ikea. Hai ragione. Ecco, non puoi farlo. E invece così riesci a vedere comunque. Mi piace un sacco anche se cambia la visualizzazione perché lo specchio ti dà la profondità, perché ovviamente specchia quello che vedi dietro, quindi tu vedi una messa a fuoco lontana. Se tu fai così, la messa a fuoco è qua, vicina, quindi a 40 centimetri, quindi ti cambia il punto di messa a fuoco quando guardi fuori o quando guardi lo specchietto. Però è una cosa utile. Parliamo di ADAS, facciamo il... me lo metto in terza e facciamo il 40-50? Sì, terza, 40, giù tutto acceleratore, 50, coppia ce n'è, potenza anche... Ce ne sono tanti di ADAS, c'è il lane assist, c'è l'assistente dell'angolo cieco, c'è il cruise control adattivo, c'è il sistema che segue la vettura davanti. La taratura potrebbe essere fatta meglio secondo me, perché per esempio lane assist ti riporta in corsia solamente quando vai molto vicino alla linea di mezzeria e quindi non ti tiene proprio in centro alla carreggiata. Idem il cruise control adattivo un pochino brusco, così come brusco lo start and stop quando ti fermi, soprattutto in città, soprattutto quando è ferma, e riparti il cambio un pochino strappa. Non hai affatto torto, dal punto di vista dei materiali invece tutto viene garantito dal marchio Range Rover, tanta pelle, la possibilità, non mi ricordo se l'hai detto, scusami in anticipo, di inclinare il display centrale, bello il cruscotto di Andrea perché è un grandissimo display LCD dove possiamo andare a vedere tutte le informazioni. Sì, si che può ci anche servono. Mettere la mappa. L'unica roba è che è un po' scomodo passare da una disposizione all'altra, bisogna entrare nel menu, non comodissimo, però per esempio qua ti faccio vedere come si può vedere la mappa, per esempio, a tutto schermo, sono un po' di possibilità, per esempio anche il riquadro singolo. CarPlay, Android Auto, finalmente anche sul gruppo Jaguar Land Rover. E si dà un senso a questo terzo display. Polemica su troppi display, pochi pulsanti, troppo touch. È vero, è un po' vero, cioè ci sono pochi pulsanti, però rimangono le due rotellone abbastanza comode. E si dà una dignità a questo terzo display perché con Android Auto e CarPlay qua non si può fare più niente perché viene completamente usato da queste applicazioni. E allora per andare a controllare per esempio i sedili, che sono comunque riscaldati e molto comodi, completamente elettrici in pelle, la climatizzazione o il veicolo,
insomma si usa questo schermo che ha anche la possibilità, cliccando in mezzo, di far vedere le informazioni sulla telefonia e su quello che sta suonando, sull'infotainment. Sono 11 km percorribili in città con un litro di gasolio, si passa circa 13 limiti autostradali, si sale fino a 16/17 quando guidiamo intorno ai 110 orari. Nella media dei diesel, diciamo, quindi questo mild hybrid dal punto di vista consumi non aiuta tantissimo. A me piace un sacco, no, non tanto il disegno del volante quanto il disegno dei pulsanti, belli, e tra l'altro cambiano colore in base se sono attive o meno le funzioni. Per esempio il lane assist adesso è attivato, quando arriva una chiamata qua cambia a sinistra, diventa cornetta verde, cornetta rossa, e i pulsanti possono essere sia sfioramento per alzare o abbassare il volume, posso fare così col dito, oppure cliccare e usarli quindi in maniera più tradizionale. C'è anche l'applicazione dalla quale si può da remoto vedere lo stato della vettura, consumo, autonomia, eccetera, 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 ma soprattutto si può accendere e spegnere d'inverno, d'estate, per accendere o spegnere il climatizzatore. Questa cosa in realtà in Italia non so se sia legale, perché metterli nella macchina in un parcheggio, tu da remoto lo accendi, ovviamente bisogna essere all'aperto, ovviamente l'applicazione ti dice di controllare le regole, però boh, non lo so, però si può fare. Allora, ve l'ho già detto in fase di presentazione, è bellissimo questo tetto che porta tantissima luminosità all'interno di un abitacolo che, come vi abbiamo detto prima, è particolarmente curato. A livello di costi si parte da 40.000 euro, ma noi abbiamo la versione First Edition, quindi quella più super ricca, super, iper, mega, extra, stra accessoriata, e si tocca a quota 70.000. A te pare che... cioè... siamo motivati? Ma no, quello no, non lo so. A 40.000 euro non ti danno il manco di mezzo, diciamo. Non è questa macchina, è un'altra, ma no, non c'è neanche il display, ma no, ma è chiaro, al posto la personalizzazione, le personalizzazioni sono tante, per cui cercate di restare a per punto cui io, secondo me 55, ci vogliono 60. Almeno 60.000 euro ci vogliono, perché sennò è proprio la macchina del voglio ma non posso, compro le Evoque e poi cerchi il latte. Ecco. Voi che cosa pensate invece di questo SUVettino Range Rover? Ditecelo su automoto.it, YouTube, insomma come sempre dove vi pare. Ciao! Ciao!